Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Tutto in 4 giorni, venerdì 13 e sabato 14 settembre, il mondo, tutti noi siamo stati veramente in pericolo. Abbiamo rischiato l'inizio di un conflitto nucleare. Il premier inglese Keir Starmer è stato in visita a Washington portando con sé i piani per gli attacchi in profondità in Russia che i britannici pensavano Biden avrebbe accettato. Vediamo cos'è per nostra fortuna andato storto all'Inghilterra. Seguiamo la cronologia degli eventi. Domenica 15 c'è stato il nuovo attentato a Trump, quindi il giorno successivo. E il giorno successivo ancora Trump e Kennedy Jr. hanno firmato un editoriale per The Hill, il giornale di riferimento dei congressisti, in cui esplicitano la necessità di pervenire a un accordo con la Russia. E il premier inglese Starmer, dopo aver incontrato Biden, lunedì è venuto in Italia per incontrare Giorgia Meloni. A leggere i media di casa nostra sembra sia venuto solo per discutere dei migranti, ma la realtà è ben altra. C'è già tantissima carne al fuoco così, ma poi c'è un'altra importantissima notizia. Si registrano gli attacchi feroci dei media ufficiali russi contro la famiglia Rothschild e sia Putin che Trump sono diventati grandi sostenitori di criptovalute. Trump vuole che le criptovalute diventino uno dei principali asset americani, mentre la Russia comincerà ad utilizzare le criptovalute per i pagamenti all'estero. Puntata, come capite, molto molto importante, molto densa, e io ho qui due illustri ospiti ad analizzare, a commentare queste vicende. Do il benvenuto in collegamento da Washington a Umberto Pascali per il nostro appuntamento del mercoledì. Grazie Carlo, piacere di rivederla ancora, generale. Saluti a tutti quelli che ci ascoltano. E benvenuto appunto al generale Marco Bertolini. Ci fa molto piacere questa disponibilità anche nuovamente qui ad essere presente al vaso di Pandora. Ricordo già comandante del comando operativo del vertice Interforze, comandante della Brigata Folgore e capo di Stato Maggiore in Afghanistan. Grazie, grazie dell'invito e un saluto a tutti. Umberto, allora, dicevo prima tutto in 4 giorni, ho riassunto, ma c'è qualcos'altro. Comunque avevo iniziato diciamo, il racconto da venerdì 13, probabilmente c'è qualcosa anche prima. Sì, venerdì 13, che appunto adesso per alleggerire negli Stati Uniti, so che il 13 in Italia ai tempi nostri portava fortuna, qui porta sfortunissima, specialmente se è venerdì, no? E il giorno 12, giovedì, c'è stato l'ultimatum di Putin, cioè Putin è andato di fronte a una telecamera e ha detto: se voi continuate su questa ossessione di colpire la Russia in profondità, noi dobbiamo considerare questo un atto di guerra. Quindi voi Occidente, voi Stati Uniti, voi Inghilterra, voi Europa, siete in guerra con noi e ne trarremo tutte le conclusioni. Una cosa veramente da far paura, questo non era successo dai tempi della crisi missilistica di Cuba, ma forse questa situazione è molto peggiore di quella, no? E allora è cominciato a quel punto un gioco di chicken game, la chiamano qui, ma è quasi linguaggio ufficiale militare a questo punto purtroppo. Chicken game era quel gioco, quella forma di pazzia giovanile che facevano i ragazzi in California negli anni, non so, 60, in cui due automobili truccate, guidate da due ovviamente in stato inebriato, a tutta velocità si lanciavano una contro l'altra. Il primo che sterzava era chicken, era un pollo, cioè era un vile, e quindi era svergognato e quell'altro vinceva. Spesso si concludeva nella morte di entrambi gli autisti. Questa cosa da matti era stata fatta diventare una teoria, soprattutto grazie, è incredibile, ma grazie a Henry Kissinger che l'aveva favorita. Sì, se noi diciamo ai russi, ai nemici, che gli facciamo vedere che le nostre mani sono legate e che noi non possiamo cambiare posizione e ci scateniamo contro di loro, loro che fanno? Arrivano alla guerra atomica? No, si fermano, quindi vinciamo noi.
Questo è probabilmente quello che Starmer e i suoi amici, cioè Blinken, ministro degli esteri americano, e la resurretta, ma ancora putrefatta mentalmente e moralmente, Nuland, Vittoria Nuland, queste persone, visto che la guerra in Ucraina è persa, visto che non hanno molto a cui guardare in futuro, se non possibilmente un impeachment o addirittura perdita della libertà, hanno riscatenato una campagna che è stata presa in mano, la campagna "No, noi non crediamo che la Russia possa veramente usare armi nucleari o possa veramente reagire come una guerra. Quello che dice non è credibile, quindi noi andiamo avanti". E che fa la Russia? Vede che alla Casa Bianca c'è un signore che si chiama Biden, il quale non si sa se è presente, assente, non si sa chi ha il potere, non si sa niente. Quindi dopo questo ultimatum di Putin, molto chiaro, molto che fa paura, insomma, dovrebbe far paura a qualsiasi persona seria e intelligente, il 13 venerdì arriva a Washington Starmer con, hanno riportato, questo è stato riportato in pubblico, non è una cosa segreta, con la valigetta rossa, e tutti sanno che in questa valigetta rossa c'erano gli obiettivi militari da colpire all'interno della Russia, cioè i famosi obiettivi a lunga gittata, dovete colpire la Russia qui. E Biden a quel punto era stato mollificato, era stato preparato, era stato, gli avevano dato le medicine, lui doveva semplicemente firmare. Biden non ha firmato, perlomeno non ha detto sì immediatamente, anche se era arrabbiatissimo quando un giornalista gli ha detto: "Ma allora come la vede questa cosa di Putin? Basta, non mi fate più quel nome, non posso più sentir parlare di Putin, non voglio più sentire quel nome". Derangement syndrome si chiama. Però che era successo? Era successo, e qui tutte le fonti sono concordi, che i militari, o meglio un gruppo che in realtà ha molta credibilità e ha molto potere all'interno dei militari, ha fatto sapere che loro erano assolutamente in disaccordo e si sarebbero scissi, qualcosa sarebbe successo se fosse stato firmato quell'accordo con gli inglesi. Ricordiamoci che già il 7 settembre c'era stato un fatto veramente inusuale, veramente strano, anche un po' imbarazzante, e cioè capo della CIA, Burns, e il capo del SIS, conosciuto come MI6, Military Intelligence 6, che si chiama Moore, avevano fatto un incontro pubblico sponsorizzato dal Financial Times, leggi Rothschild, in questa conferenza pubblica, che non è mai successo prima, mai due capi dell'intelligence che per prassi e per così per tradizione devono apparire in pubblico, non fanno la propaganda personalmente. Invece sono apparsi insieme in pubblico facendo una serie di dichiarazioni: l'Ucraina sta vincendo, noi stiamo vincendo, avanzeremo, poi adesso abbiamo l'intelligenza artificiale. E hanno firmato poi un editoriale a quattro mani sul Financial Times, che è stato pubblicato con grande fanfara. Non è stata mai menzionata una volta Turchia. No, la Turchia ha praticamente abbandonato la NATO, ha chiesto di entrare nei BRICS. Ungheria, Slovacchia. Non hanno mai nominato gli alleati nemmeno, mi risulta, no? No, erano i cosiddetti alleati. Esatto, Carlo, erano solo loro due, cioè erano gli anglo-americani, e non avevano potuto portare, non so, portati il capo dell'intelligence francese, tanto si sa che Macron e Rothschild sono, come si dice, derrière et mutande, no? No, non, loro due insieme, noi combatteremo fino alla fine nelle giungle delle isole, come i soldati giapponesi dopo la Seconda Guerra Mondiale.
e pensavano di potercela fare, hanno rilanciato. Questo è anche il motivo per cui è riuscita fuori il mostro di Washington, cioè la Nuland, la vittoria Nuland, dicendo: ma sì, guarda, con Putin lo possiamo far fuori facilmente, lui non è così forte come si pensa, eccetera. I militari, da quello che si è saputo, sono intervenuti. Quindi il Pentagono, non si può parlare di Pentagono, perché quando si parla di Pentagono si parla di due cose completamente diverse. Una è il complesso militare industriale, i grandi capi con tutti gli ottoni e le cose che sono corrotti fino all'osso, cioè appena uno vuole diventare generale o ammiraglio, per poi poter andare a lavorare prima possibile con l'industria militare che gli fa, non so, gli dà certo. $1 milioni l'anno, e questa è la prassi. Però ci sono altri, e questi altri sembra hanno avuto il sopravvento, che hanno detto: noi non ci stiamo, non ti permettere. E subito dopo, che è successo? Cioè, abbiamo passato un momento pericolosissimo per il mondo, ho sentito alcuni esperti qui che veramente uno dice la crisi di Cuba, ma quello non era niente, è stato veramente un momento pericolosissimo per il mondo. E la domenica ecco, arriviamo intanto, abbiamo fatto il punto perché hai toccato tanti aspetti molto importanti, Umberto. Adesso sentiamo l'analisi del nostro ospite, diciamo, perché Umberto tu non sei ospite, è il mercoledì sei la colonna del vaso di Pandora, quindi al nostro ospite. E, generale Bertolini, tra l'altro Umberto nei nostri appuntamenti non manca di sottolineare, lo sottolinea spesso, che i militari si stanno dimostrando nelle varie amministrazioni molto più saggi e responsabili degli esponenti delle amministrazioni che governano, diciamo così, il paese, i rispettivi paesi. Comunque, parliamo di questo, di quanto è successo. Ma sì, intanto la ringrazio anche per questa. Per questa riflessione. I militari. La riporto solo la riflessione. Sì, ma mi sembra molto corretta. I militari sono tecnici, i militari sono a servizio del loro paese. Questa è la costruzione tipica di tutte le forze armate e quella che viene insegnata in tutte le accademie. Militari sono a servizio del loro paese prima che di qualsiasi altra entità e sono addestrati per affrontare problematiche complesse come quelle della guerra, nelle quali l'analisi delle vulnerabilità e dei vantaggi deve essere fatta in maniera molto rigorosa, al di là di ogni ideologia. Io non so se i militari non conosco i militari americani che potrebbero essere intervenuti nei confronti di Biden, ma ritengo molto credibile appunto quello che ha detto Umberto Pascali, vale a dire che gli abbiamo detto: guarda che la situazione non è così semplice come alcuni invece da un punto di vista ideologico, e il fatto che la Nuland sia stata riesumata ci fa capire che si tratta di ideologia in questo caso che è stata messa in azione. Guarda che non è così scontato appunto che quello che viene detto da un punto di vista ideologico sul fatto che tanto Putin non supererà, non terrà conto delle linee rosse che vengono superate e così via, sia credibile. La Russia è un territorio enorme, hanno la possibilità di spostare i loro asset, le loro risorse, diciamo, in profondità e di disperderle in un territorio molto grande che è difficile da controllare da parte dei russi, ma anche da colpire in maniera efficace da parte di chi gli si oppone. Quindi probabilmente appunto gli è stato detto: guarda che i rischi di un'azione del genere sono superiori ai vantaggi che potremmo avere. E il rischio fondamentale, dobbiamo ricordare, è quello di una conflagrazione generale, incontrollata, perché di fronte al rischio di perdere il proprio territorio, il controllo del proprio territorio, chiaramente
tutte le armi disponibili verrebbero utilizzate, ed è quello che in un certo senso ha detto Putin nel momento in cui ha fatto questo, chiamiamolo pure ultimatum, ha detto guardate che se ci fosse un intervento del genere, considerando che le armi verrebbero utilizzate sulla base di una pianificazione che non può essere sviluppata soltanto dagli ucraini, ma che deve essere sviluppata da chi ha le informazioni. Chi ha le informazioni sono i paesi occidentali, sono la NATO, sono gli americani. Non sono in grado di utilizzare le armi da un punto di vista tecnico. Le armi sono armi complesse, queste, non è un fucile, che in fin dei conti è un'arma abbastanza istintiva e facile da utilizzare. Sono armi tecnologicamente complicate, che richiedono degli specialisti per essere settate, per essere lanciate. Ecco, in questo caso noi sappiamo che il coinvolgimento sarebbe diretto, quindi a questo punto prenderemo le decisioni conseguenti. Ecco, di fronte a questa affermazione, evidentemente questa affermazione ha fatto più presa probabilmente nei confronti di chi è abituato ad affrontare i problemi da un punto di vista tecnico che non ideologico. La Nuland che dice sì, no, ma tanto lui non reagirà, non fa altro che ragionare come un giocatore di poker, vuole andare a vedere il bluff dell'avversario, ma quando il bluff o il non bluff, diciamo, hanno come contropartita una guerra atomica, una guerra generale che vede da una parte il blocco occidentale, gli Stati Uniti, dall'altra la Russia, il discorso cambia. Quindi sicuramente è una cosa credibile. Il fatto è che ci troviamo in un momento molto particolare, molto delicato. Sì, da un punto di vista operativo, tattico, le operazioni in Ucraina non fanno altro che certificare la sconfitta dell'Ucraina e del blocco occidentale che la sta sostenendo. Quell'incursione a Kursk che ha preso di sorpresa tutti, ha preso di sorpresa anche i russi. Io non credo a quelli che dicono sì, se l'aspettavano, non ha lasciato fare. No, non credo questo. Credo che effettivamente siano stati presi di sorpresa, forse sono stati battuti sul tempo, come si usa dire nella scherma, lo schermidore che riesce a colpire l'avversario prima che questo inizi a tirare il colpo ha vinto. Infatti Budanov a suo tempo aveva detto, quando c'era stata quell'incursione russa a nord di Kharkov, aveva detto che temeva una ulteriore offensiva nella zona di Sumy. Ecco, l'hanno battuto sul tempo, quindi sicuramente c'è stato un successo da parte ucraina, però così come ormai sappiamo tutti, gli ucraini hanno buttato in questa impresa tutte le loro risorse più importanti, le unità più avanzate. Abbiamo visto che sono stati utilizzati anche dei carri Abrams, dopo la prima ondata che è stata fatta soprattutto con mezzi leggeri ruotati che si sono infiltrati in profondità e poi sono stati rintuzzati, poi sono arrivati anche mezzi importanti. Quindi, dopo questo iniziale successo sono stati, diciamo, bloccati e adesso stanno un po' per volta per essere riassorbiti. I russi invece non hanno buttato le loro risorse controoffensiva, in questa azione di contenimento. Hanno buttato delle unità, ma senza trarle dal Donbass, cosa che probabilmente sperava Zelensky, o chi per lui, o chi ha pianificato questa operazione. Chi ha pianificato questa operazione, qui possiamo tornare al discorso che si faceva prima, chi ha le informazioni per dire andate in questa direzione o in quest'altra, e chi può vedere il tutto dall'alto, e non è sicuramente Zelensky, sì. Non sono sicuramente gli ucraini, questo è quello, certo, che penso io. I russi appunto non hanno tratto le loro riserve dal Donbass, e nel Donbass hanno continuato ad avanzare. Hanno continuato ad avanzare non solo verso Pokrovsk, ho sentito ultimamente sottolineare che l'avanzata è rallentata. Sì, è rallentata verso Pokrovsk, ma perché? Perché questo grosso saliente che avevano costituito e che era molto lungo e stretto, lo stanno allargando verso sud, stanno andando verso Ugledar, Vuledar, che è una
zona fortificata che è sempre stato un osso durissimo per i russi, dove hanno perso molti uomini già dal primo anno di guerra, e stanno ampliando la base di questo saliente, rendendolo quindi difficile da tagliare, perché chiaramente se un saliente è stretto io lo posso tagliare in questa maniera e posso isolare le forze che sono avanzate. Adesso invece lo stanno ampliando come ampiezza, quindi più difficile da... E questa è una situazione. Ma l'altra situazione che secondo me incombe veramente, o che ci deve secondo me allarmare, è il fatto che siamo alla vigilia delle elezioni negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti appunto ci saranno le elezioni fra Trump e la Harris a questo punto. È una competizione, mi pare, abbastanza aperta, almeno per quello che dicono i nostri media qui in Italia, anche se a dire la verità, leggendo alcuni resoconti dagli Stati Uniti, mi pare che il vantaggio di Trump sia abbastanza consolidato. Però resta il fatto che con le elezioni negli Stati Uniti cambierà qualcosa di sostanziale in Ucraina. Certo. Perché l'hanno detto entrambi, l'hanno detto. Lo vedremo adesso, direi che lo vediamo fra poco anche quello scenario. L'informazione libera e indipendente non è mai stata così importante. Al Vaso di Pandora ci impegniamo ogni giorno per fornirti analisi approfondite, rubriche esclusive e interviste senza filtri, lontane da ogni forma di propaganda. Sostenere un'informazione di qualità è fondamentale per mantenere viva una voce indipendente. Con il tuo abbonamento ci aiuti a continuare questa missione e a migliorare il servizio che ti offriamo. Abbonati oggi su ividp.it e unisciti alla nostra famiglia di ascoltatori consapevoli. Insieme possiamo promuovere un'informazione di qualità. Umberto, riprendiamo la cronologia degli eventi. Abbiamo detto di questi due giorni, venerdì 13 e sabato 14, che sono stati potenzialmente pericolosissimi. Il giorno successivo, domenica 15, un nuovo attentato a Trump. Perché, come diceva il generale, il 4 novembre si vota, i candidati sono due, sì, ecco appunto, se Trump continua a scampare agli attentati ovviamente. Domenica è avvenuto su un campo da golf, anzi sul campo da golf proprio di Trump. Sì, è avvenuto, sì, da adesso al 5 novembre i tempi si stanno riavvicinando, sembra quasi impossibile, due attentati a un candidato presidenziale, questo non... Era successa una cosa molto più leggera quando era presidente Ford, ma questo non si è mai verificato. E è stato fatto bene, nel senso che poteva benissimo riuscire, è stato di nuovo un caso che non era riuscito, e cioè un agente dei servizi segreti ha visto spuntare dalla rete di protezione del campo di golf due buche avanti, perché lui mandavano quelli dei Secret Services, della protezione, due buche di golf avanti in modo che vedevano, e ha visto che spuntava questa canna di arma automatica. Ma se fosse stato un po' meno prominente non l'avrebbe vista. Era organizzata benissimo questo signore, questo Ryan Ruth, che è praticamente una parte importante di tutto quella come la chiamano, quella brigata internazionale pro-Ucraina, cioè tutti quei mercenari, combattenti, gente mandata dai vari servizi, eccetera, in Ucraina, no? Lui faceva parte di questo, è diventata una rete internazionale che a questo punto minaccia anche al di fuori dell'Ucraina, no? E infatti sono sparsi in tutto il mondo, questo sarà un problema adesso per tutti i paesi, penso, compreso l'Italia. Ma questo signor Raut
si era accampato lì. Come faceva a sapere che Trump sarebbe stato lì in quel momento? Ma si era accampato per tutta la notte, aveva messo delle borse di plastica pesante con dentro delle piastre di ceramica. Ma dice, ma perché c'era? Perché aveva creato un fortino, cioè proiettili sparati contro di lui si sarebbero infranti contro queste difese che lui aveva. Era tutto preparato. Quindi adesso questa è una situazione incredibile, tutto il gruppo Trump è insorto, la popolazione è insorta, cioè immediatamente appena si è sparsa la notizia, praticamente questo campo di golf che sta vicino a Mar-a-Lago, la residenza di Trump, sono accorsi spontaneamente centinaia, migliaia di americani, presidente ti difenderemo, no, un'atmosfera di questo tipo. E poi è venuto fuori tutto il retroterra su questo signore, ed è chiaro che questa è un'operazione, al punto tale adesso, senza dilungarci molto, ma quello che è successo è che adesso la Florida, il cui governatore è DeSantis, e DeSantis, che doveva essere il vice di Trump, ma poi ha fatto il furbo, si è fatto un po' corrompere dicendo puoi essere tu il presidente, però adesso è tornato nell'ovile completamente, ha fatto una conferenza stampa ieri e ha detto noi come governo della Florida faremo un'indagine parallela, un'indagine indipendente. Ma come? L'indagine fa l'FBI, cioè non sarà mai sentito che una volta che l'FBI ha preso l'osso dell'indagine lo molla per nessuno. Non ci interessa. E praticamente la conferenza stampa è diventata sia una campagna, come dire, propagandistica per DeSantis, ma anche una campagna di attacco all'FBI. Io non avevo mai visto una cosa del genere. Ti guardi, no, non ci possiamo fidare dell'FBI. Cioè tutto quello che questi signori dell'FBI, i loro capi al Garland, cioè il ministro della giustizia da cui ufficialmente difende l'FBI, Mayorkas, che sarebbe l'equivalente di un ministero degli interni, tutta questa cricca adesso è sotto attacco da parte di un numero molto crescente, ogni giorno crescente, di americani. E quindi ci sarà un'inchiesta parallela, già ex funzionari ad alto livello dei Secret Services, cioè l'agenzia che protegge presidenti e vari notabili, no? Come Dan Bongino, non so se avete sentito, qui è molto noto, Dan Bongino ha detto qui c'è una complicità all'interno dei servizi segreti, è impossibile, si è ripetuta la stessa cosa che è successa con il primo attentato, cioè un ragazzo sconosciuto riesce a mettersi sul tetto a distanza di fuoco, anzi distanza ravvicinata, e per ore nessuno lo vede, e poi quando lo vedono nessuno lo tocca, i servizi segreti non muovono. Adesso è successo lo stesso, quella stava a tiro di fuoco da Trump e fino all'ultimo momento, se quel poliziotto l'avesse visto, nessuno l'ha toccato, quindi adesso basta. E adesso poi la campagna cioè l'attenzione della popolazione si sta spostando sulla questione ucraina, perché questo era un personaggio ossessionato sull'Ucraina, questo Ryan Routh, diceva che Trump era un traditore e quindi doveva essere fermato in ogni modo, perché bisogna salvare la democrazia. Quindi Trump è il nemico della democrazia, il dittatore, Hitler, eccetera, eccetera, bisogna fermarlo. Questa però è la retorica usata tutti i giorni dal Partito Democratico e dai grandi media. Trump è il dittatore, quindi quanti cretini, oltre a quelli pagati per fare questo lavoro, ma quanti cretini o persone manipolabili ci sono che vengono presi da questa ideologia, da questo lavaggio del cervello e possono... Il vento dell'odio alla fine arma la mano di qualcuno, bene o male, insomma, crea questa energia che arma la mano di qualcuno. Vorrei diritto... prego, se vuoi concludere, Umberto. E questa adesso è la situazione che noi abbiamo raggiunto, è il massimo, cioè tutto quello che abbiamo visto, cioè la campagna... Fermiamo Trump attraverso questa campagna di odio...
e dall'altra parte questa difesa quasi istintiva di gran parte della popolazione contro tutti, contro il governo, contro la stampa, contro, e sta arrivando al culmine proprio adesso. Sì, generale Bertolini, come l'avevo prima, avevamo ceduto la parola a Umberto, si sta avvicinando rapidamente la data delle elezioni. Come vede la situazione? Sì, appunto, io credo che questa recrudescenza di eventi negativi, pericolosi o inediti, come questa conferenza stampa fra i direttori dei due servizi segreti, l'MI6 e la CIA, sono cose appunto mai successe, si è dovute proprio a quello che sta succedendo messo in sistema, quello che sta succedendo diciamo negli Stati Uniti, quello che succederà negli Stati Uniti, messo in sistema con quello che sta succedendo in Europa e in Medio Oriente, perché non dobbiamo dimenticare che c'è anche il Medio Oriente. Quindi sostanzialmente questa guerra che è stata voluta, è stata secondo me ricercata dalla componente democratica americana. Ricordiamo che se non fosse stato eletto Trump nel 2016, questa situazione l'avremmo vista 4 anni prima con Hillary Clinton, almeno questo è quello che io penso. Già allora era chiaro che c'era questa volontà di arrivare a un confronto diretto, diciamo, alla fine di questo braccio di ferro. Ecco, io credo che appunto la concomitanza di queste cose stia portando a questa recrudescenza. E attenzione, il punto di svolta non sarà necessariamente il giorno delle elezioni o il giorno della proclamazione, perché il giorno della proclamazione, se venisse proclamata Kamala Harris, probabilmente le cose andranno avanti in questa maniera. Ma se venisse proclamato Trump, prima che Trump si insedi, e ci sarà ancora un mese, anzi più di un mese, nel quale sarebbe possibile tutto. E se ricordiamo Obama, quando aveva vinto le elezioni contro Hillary Clinton, Trump, nel periodo dell'interregno, diciamo, anzi il regno era solo suo, però nell'attesa che si insediasse Trump, aveva preso dei provvedimenti in Europa come il posizionamento di armi in Polonia e in Romania e lo schieramento addirittura di una brigata corazzata, cioè c'era la volontà di arrivare al fatto compiuto allora. Ecco, quindi secondo me anche nel caso vincesse Trump, fino al suo insediamento almeno, c'è da aspettarsi di tutto. E c'è da aspettarsi forse anche la ripetizione di qualcosa di simile a quello che abbiamo già visto 2 volte. A volte si dice non c'è il 2 senza il 3, ma speriamo di no, perché adesso a prescindere da quello che è il confronto fra democratici e repubblicani, sarebbe un dramma per tutto il mondo se ci fosse un evento così drammatico, metterebbe veramente in movimento tutto quanto. E come dicevo prima, una cosa della quale dobbiamo tenere conto è anche del contesto generale, che riguarda anche il Medio Oriente. E da questo punto di vista vorrei ricordare una cosa che aveva detto Blinken, aveva accusato l'Iran appunto di fornire missili alla Russia e aveva indicato in questa accusa una volontà di escalation, il bue che dà del cornuto all'asino, cioè cosa c'entra l'escalation? Allora anche noi stiamo dando delle armi all'Ucraina, però nessuno di noi si sogna di dire, anche se credo sia la realtà, che stiamo cercando di scalare la guerra. E questo è significativo perché l'Iran è quell'elemento di cerniera fra due conflitti, quello in Ucraina, quindi in Europa, e quello in Medio Oriente, che sono funzionali, che sono molto dipendenti almeno l'uno dall'altro. Entrambi, Zelensky e Netanyahu, hanno l'interesse a
creare il fatto compiuto che porti gli Stati Uniti a intervenire. Gli Stati Uniti forse potrebbero essere riluttanti a intervenire direttamente in Russia. Hanno detto agli inglesi, sì, sì, andate avanti voi, che a me mi viene da ridere, andate voi avanti da soli. E gli inglesi sono venuti a chiederlo a noi, cioè è una cosa abbastanza, noi europei, adesso non so se l'abbiamo chiesto anche direttamente alla Meloni, però questa è la situazione. Gli americani dicono, no, no, andate avanti da soli, e loro lo vengono a chiedere a noi, insomma, sembra quasi una cosa, cercano una correità, diciamo, che forse li possa riparare. Ma questa cosa succede anche in Medio Oriente, dove Netanyahu sa di poter contare sull'aiuto, diciamo, americano. Credo sia proprio di oggi la notizia che quella serie di esplosioni che hanno già causato dei morti e molti feriti di ieri si è ripetuta anche oggi, questa volta con dei walkie-talkie. Quindi c'era la volontà e c'è la volontà di spingere verso un confronto diretto che costringa gli Stati Uniti, che hanno già ritirato la Theodore Roosevelt, l'hanno spostata dal Golfo, l'hanno portata, però è come dire no, dovete stare qua, è qua che c'è il problema, che ci sarà il problema, e questo serve a Netanyahu nel suo confronto con la sua opinione interna che non è d'accordo sulla sua linea, e questo è molto pericoloso per noi, perché abbiamo due fianchi scoperti, uno in Europa e uno in Medio Oriente, che in un certo senso è sì l'avamposto dell'Asia, ma è anche una nostra area di grande interesse. Quindi ecco, certo. È una situazione di estrema pericolosità che va affrontata con una prudenza che mi pare nessuno stia dimostrando, anzi no, non è vero, la sta dimostrando proprio sulla base di quello che dice Umberto Pascali, la stanno dimostrando gli americani stranamente, se hanno detto al primo ministro inglese di lasciar perdere. Certo. Umberto, dicevamo che il giorno successivo, credo, no, l'attentato a Trump, proprio Trump stesso insieme a Kennedy, proprio per consapevole evidentemente della pericolosità di essere proprio sul ciglio del burrone, hanno firmato un editoriale per un giornale The Hill, che è il giornale di riferimento dei congressisti, in cui esplicitano, no, la necessità di pervenire a un raccordo con la Russia. Questo è un passaggio importante. Sì, molto importante. Fammi dire una cosa brevissimamente. Sì. Quando il generale diceva speriamo che non si ripetano questi attentati, voglio dire che il capo ad interim dei servizi segreti, ad interim perché non riescono a mettercene uno che sia decente, ha fatto una dichiarazione sibillina dicendo che dopo che il presidente Biden ha detto ma sì, dategli tutta la protezione che vuole a Trump, perché prima non gliela voleva dare, ha detto, noi ci troviamo di fronte a possibilità che sono difficili da fronteggiare, magari eventi cinetici, cioè proiettili, missili, non lo so, cose contro aerei, non so. L'ha messa lì e poi l'ha lasciata perdere, però è stata notata, no? E l'altro punto che volevo fare è che quello che sta succedendo, quello che è successo attorno a questo al 13 settembre, è stato che anche all'interno della stessa Inghilterra, il Foreign Office, cioè il Ministero degli Esteri, non era proprio favorevole alla borsetta rossa, no? E ha sconsigliato, c'erano questi diplomatici che per tante ragioni, no, mentre bevono lo sherry, eccetera, ma no, guarda, facendo tutti i calcoli, no, abbiamo esperienza con gli imperi, questo non è possibile, cioè se Putin prende questa posizione, loro prendono questa posizione, dobbiamo tenerne conto, non possiamo fare come la Nuland. E lo sfaldamento sta continuando, spero, anche perché qui dicono che la Germania ha detto no, e l'Italia ha detto no, adesso non lo so, il governo Meloni è quello che è, però secondo quello che dicono qui, l'Italia, quando Starmer,
che non andate a parlare solo di emigranti, a prendere l'esempio italiano, che stupidaggine, no? Ha detto no, non possiamo farlo per tante ragioni. Quindi comincia ad esserci un gruppo molto forte, ma anche i grandi alleati come la Francia. La Francia ha un Parlamento che odia Macron e che portare a termine l'impeachment, no, lo fa assolutamente. Ora, e negli stessi Stati Uniti questo ha provocato un assestamento, come quando c'è il terremoto, tutte le varie parti del terreno riprendono una posizione, ma poi diventa una posizione stabile. E veniamo a questo articolo di cui tu parlavi, questo editoriale su The Hill, il colle, sarebbe il colle del Campidoglio, perché dove c'è il congresso hanno copiato noi a Roma, hanno chiamato il colle Capitol Hill, il colle del Campidoglio. E è uscito questo editoriale firmato dal figlio di Trump, Donald Trump Jr., e dal figlio di Kennedy, molto simbolico, che sarebbe Robert Kennedy Jr., che si intitolava negoziare con Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina e prevenire la devastazione nucleare. Cioè, più esplicito di così, hanno messo in fila tutti i punti che, insomma, quelli dalla parte della Nuland mettono fuori, che dobbiamo assolutamente difendere l'Ucraina e quindi fare questi attacchi contro la Russia, eccetera, spiegando che questo ci porterebbe al disastro e citando John Kennedy, nel famoso discorso che fece nel 63, poco prima di morire, un discorso che noi dovremmo rileggerci, perché quando vediamo queste cose del passato, cioè, ma com'è che i politici stessi erano molto più intelligenti e molto più morali di quelli che sono adesso? Lui aveva detto, tra l'altro, le potenze nucleari devono evitare quegli scontri. Sta facendo un attacco contro la CIA e quelli che lo volevano portare alla guerra nucleare con la Russia. Le potenze nucleari devono evitare questi scontri che portano l'avversario, che potrebbe essere o uno o l'altro, a scegliere tra una ritirata umiliante e una guerra nucleare. E loro concludono, il figlio di Robert Kennedy e il figlio di Trump, questo, quello che sta facendo la Russia, non è un bluff. Hanno letto ancora una volta la dichiarazione di Putin e anche del viceministro degli esteri, che la Russia ha aggiornato la propria dottrina nucleare. E quindi concludono, noi dobbiamo praticamente avere adesso un accordo con Putin, con la Russia di Putin. Ora, questo ricorda, specialmente qui negli Stati Uniti, qualcuno che ha un'età non troppo giovanile, quello che è successo ai tempi di Kennedy. Stavamo arrivando esattamente a questo punto. Dopo la crisi di Cuba, che era un trucco sporco, preparato da alcuni elementi militari, ma soprattutto alcuni elementi di Wall Street e dai fratelli dai Dallas, John Foster Dallas e Allen Dallas, che doveva portare, noi se andiamo adesso a uno scontro nucleare con la Russia lo vinciamo. E quindi dobbiamo farlo, perché altrimenti la Russia diventa ancora più potente, esattamente come adesso. E quindi avevano portato questa avventura a Cuba, questo gruppo di volontari cosiddetti, tutti reclutati dalla CIA e cose simili, a fare questo attacco suicida nell'isola, alla Baia dei Porci a Cuba. Erano stati sconfitti, catturati e arrestati. E dopodiché i militari hanno detto, ma i militari, in realtà la CIA e i Dallas, avevano detto, ma a questo punto non possiamo fare brutta figura e quindi dobbiamo adesso attaccare direttamente la Russia, no? E c'è stato tutto quel periodo in cui finalmente John Kennedy riuscì a rimettere sotto controllo questi animali feroci, sì. Ma a novembre del 63 fu ucciso. Ora, l'altra cosa interessante è che Trump stesso
è venuto fuori varie volte adesso, ultimamente, quasi ogni discorso, in cui dice: ma questi non sono nostri nemici. Per esempio, ha detto proprio ultimamente, il 17, ma che ne pensa, un'intervista, ma che ne pensa di Russia e Cina, questi sono i nostri nemici? I don't know that they are enemies. Non so se questi sono veramente nemici. Io penso che noi potremo benissimo andare d'accordo con la Cina e penso che potremmo andare d'accordo con la Russia. Io voglio che la Russia metta a posto le cose in Ucraina. E qual è il piano di Trump per l'Ucraina? Lui dice sempre che nelle prime 24 ore dopo che viene eletto lui metterà fine alla guerra in Ucraina, no? Questo è stato chiesto varie volte ma non era mai stato detto, al punto tale che Putin diceva: io mi fido più di uno come Biden, il diavolo conosciuto, che questo, che non so che cosa combinerà. Che era un modo, secondo il mio modestissimo parere, di dire: scopriti, facci capire qual è il tuo piano, chi sei. Qui siamo in una discussione seria, non siamo a trucchi elettorali. Ed è venuto fuori per la prima volta Vance, J.D. Vance, candidato vicepresidenziale, che ha detto il piano è semplice. Noi congeliamo la zona delle ostilità e poi facciamo in modo che l'Ucraina assicuri che non entri nella NATO e sia neutrale praticamente. Adesso, mutatis mutandis, questo era più o meno quello che ha richiesto Putin all'inizio. Io voglio garanzie che voi non usate l'Ucraina come kamikaze contro di noi. Alla fine si torna. Garanzie che io devo credere, che sono credibili, che sono affidabili, quindi che cosa? Quindi fatte con un governo di cui ci possiamo fidare, che non è certamente il governo di Kamala. Quindi siamo arrivati a questo punto in cui una parte dell'establishment, una grossa parte anche dell'establishment americano con questo gruppo militare, sta dicendo per bocca di Vance, per bocca di Trump, per bocca dei ragazzi Trump Kennedy, che loro vogliono arrivare a un accordo con Putin, certo, sul terreno comune. Certo. E generale Bertolini, anche se con grandissima, estrema fatica, in tempi lunghissimi, eccetera, comincia a farsi strada la corrente del realismo, secondo lei? Sulla soluzione, diciamo, di questo nei riguardi di questo conflitto, che mi sembra di capire che è ancora, diciamo, non chiuso solo a livello di propaganda, solo a livello mediatico non è chiuso. Io credo che sì, si stia facendo strada il realismo, e proprio questo forse è il pericolo, perché di fronte al fatto che i governi si rendono conto con le loro opinioni pubbliche, preceduti dalle loro opinioni pubbliche, come hanno dimostrato le elezioni in Francia e in Germania, che si la replica il 22 che non è questo che si vuole, il rischio è che ci sia qualcuno che cerca di creare il fatto compiuto. Questa è la realtà. Però non c'è ombra di dubbio, secondo me, che appunto almeno in Europa ci stiamo rendendo conto dei grossi rischi che abbiamo. Insomma, la Germania, io non sono un economista, però la Germania era il motore d'Europa da un punto di vista economico. La Germania sta avvicinandosi o sta già attraversando una crisi economica spaventosa, che tra l'altro coinvolgerà anche noi, perché anche l'Italia, diciamo, è agganciata da un punto di vista manifatturiero. Locomotiva. Ma questo riguarda un po' tutta l'Europa. E poi ci sono i problemi della sicurezza, perché intendiamoci, di fronte a quello che dice Putin, guardate che se si intervenisse nei confronti della Russia con armi manovrate, utilizzate dagli occidentali, io ne trarrò le conseguenze. Le conseguenze sono conseguenze che volano e che colpiscono esplodendo, ecco, questa è la realtà. È chiaro che qualcuno comincia a porsi delle domande, e questa, anche questo giro delle sette chiese del primo ministro britannico per cercare di convincere che è il caso, la Gran Bretagna
insomma, è sicuramente la rappresentante delle posizioni più oltranziste, più belliciste almeno in questo caso, la dice lunga. C'è bisogno di convincere gli europei di quello che una volta invece davano per acquisito. C'è un aggressore, c'è un aggredito, dobbiamo aiutare l'aggredito. Adesso insomma si comincia a ragionare diversamente, e questo succede appunto anche negli Stati Uniti, che invece vedono il problema dell'Ucraina molto più distante. Ci sono 6.000 chilometri di Atlantico fra noi e loro, e questo non è un dettaglio, però evidentemente capiscono anche loro che il rischio potrebbe coinvolgere gli Stati Uniti stessi, sia con le loro basi, diciamo, in Europa, ma anche il paese stesso. Sì. Ecco, questa è la sostanza. Senta, volevo chiederle, la Meloni secondo lei terrà il punto con Starmer? E non sto parlando di migranti, come vogliono far credere che sia stato il centro del colloquio, dell'incontro, sulla fornitura di missili armi da poter utilizzare in territorio russo. Secondo lei la Meloni terrà il punto? Ma io non credo che sia venuto a chiedere missili per colpire la Russia, è venuto a chiedere l'adesione italiana probabilmente all'uso di missili inglesi nei confronti della Russia. E mi risulta abbiano componentistica italiana comunque, mi sembra. Sì, beh, certo, l'industria delle armi ormai è un'industria globalizzata, è come quella dei cercapersone, gli Hezbollah hanno preso dei cercapersone costruiti a Taiwan e maneggiati da qualcun altro. Sì, su questo non c'è dubbio, però io credo che sia venuto soprattutto a cercare un appoggio politico per una escalation in Russia, che comunque sia ci esporrebbe, sia che si tratti di impiegare armi nostre che armi solo parzialmente nostre, o anche armi soltanto loro. Ecco, io penso e spero che la Meloni tenga il punto, e il fatto che la Meloni sia anche sotto attacco, abbiamo visto anche da parte di Gentiloni che diciamo ha stigmatizzato la prudenza italiana nei confronti di una escalation in Russia, la dice lunga. Io credo che, però, credo che conoscendo la persona, insomma, avrà la forza per resistere, però ci vuole parecchia di forza e anche di coraggio. Parecchia forza e parecchio coraggio. E Umberto, veniamo all'altro tema che avevo, diciamo, accennato all'inizio, come riassunto, riepilogo dei temi della puntata. C'è una notizia molto molto interessante e molto importante che viene dalla Russia. Ci sono dei feroci attacchi dei media proprio russi ufficiali contro la famiglia Rothschild. Questo è molto interessante. Sì, veramente molto interessante, perché volevo solo dire brevissimamente una cosa. Anche all'interno dell'Inghilterra c'è una certa paura da parte di certi ambienti, che è proprio paura, perché capiscono quello che potrebbe succedere. Il London Times di oggi, l'ho sentito riportato dal giudice napolitano che c'ha questo programma televisivo qui negli Stati Uniti, ha detto che il London Times oggi ha sottolineato che questi missili che si dovrebbero scatenare contro la Russia, eccetera, non possono essere lanciati dalla Gran Bretagna senza l'assenso degli Stati Uniti. Cioè, la Gran Bretagna non ha materialmente la capacità di colpire la Russia senza, per via di tutta quella questione dei satelliti, perché ormai i missili non è i missili, è come controlli i missili. Tecnicamente non sono in grado di farlo, insomma, in maniera quindi autonoma. Se la Gran Bretagna fa qualcosa, lo fa gli Stati Uniti e rientra nel, diciamo così, ultimatum di Putin. E l'ultimatum di Putin, come giustamente sottolineava il generale Bertolini, era non tanto non vogliamo che l'Ucraina ci attacchi con le armi fornite dall'Occidente, perché lo stanno facendo quando vogliono, quando possono, ma
quando ci sono dei sistemi che sono controllati da satelliti che sono in mano a Stati Uniti, che hanno personale americano, perché non c'è nessuno in grado di fare questo nell'esercito ucraino, quando questa è proprio una cosa organizzata dall'Occidente e poi ci mettono semplicemente un'etichetta, e allora quella è casus belli per noi. Adesso tu dicevi dei Rothschild, questa è una cosa bellissima, qui per esempio vi faccio vedere un articolo apparso su Sputnik, che adesso i vari censori americani vogliono impedire agli americani di accedere, che non posso più leggere Sputnik o Russia Today, Russia Oggi, come il clan bancario Rothschild usa la sua immensa ricchezza per influenzare gli eventi mondiali e controllare i governi. Sembra proprio conspiracy theory, la teoria della cospirazione. Complottissimo puro. Quando è potente, questo poi è apparso il 15, quando è potente la famiglia bancaria Rothschild, come hanno accumulato la loro fortuna? Sputnik esplora la questione. Lo stesso hanno fatto altri giornali, altri esperti, e portano poi, non so, così, per divertimento, faccio vedere la fotografia composita che hanno fatto, questo mi sembra che Rothschild, che è morto da poco, e dietro ci stanno quasi tutti i capi che abbiamo visto, compreso Poroshenko, compreso Macron, compreso la Thatcher, compreso Clinton, Kissinger, no, l'ha messi tutti affilati. È chiaramente una campagna. Noi sappiamo già che la Russia si difese, riuscì, cioè quando Putin emerse prepotentemente, una delle cose che fece, cacciò i Rothschild, cioè li cacciò di fatto, e tutti i vari, quelli che adesso chiamiamo gli oligarchi, Khodorkovsky e tutti gli altri Oschi, eccetera, che avevano saccheggiato le ricchezze della Russia, le avevano portate dove? Neanche a Wall Street, le avevano portate alla City di Londra, cioè al centro finanziario di Londra, cioè le avevano portate ai Rothschild. Cioè questi erano come i cani da caccia che prendevano la selvaggina, correvano a Londra, la davano al padrone e il padrone gli concedeva un 5%, e questi vivevano da nababbi. Questi sono gli oligarchi russi, e poi hanno fatto una grossa campagna su tutti i giornali inglesi, ma in tutte le parti, per cui questi oligarchi venivano trattati male, non c'era democrazia, la loro libertà non veniva rispettata, eccetera. Però sono stati messi nella condizione di non nuocere, diciamo, finanziariamente o a livello di propaganda, perché questi compravano i giornali e facevano le campagne contro Putin. Adesso noi abbiamo attacchi diretti, personali, contro la famiglia Rothschild, che è una cosa interessante, perché l'attacco c'è stato prima a livello reale, ma adesso anche a livello, diciamo, diretto, personale, il che vuol dire, e voi sapete che la Russia, specialmente negli ultimi tempi, indica, specialmente la Maria Zakharova, no? la portavoce del Ministero degli Esteri, indica Londra come il nemico, prima ancora degli Stati Uniti. No? Con gli Stati Uniti si può arrivare a qualcosa, con Londra questi sono ossessionati e non possiamo farci niente. Addirittura dopo ci sono gli estremi che sui giornali russi dicono: affondiamo quell'isola, quelli sono i nostri nemici, no? C'è questo spirito, no? E in Inghilterra, a parte il potere finanziario oligarchico, appunto c'è sempre il famoso nome Rothschild, ma come esercito, il generale ce lo può spiegare molto bene, come capacità militare è l'ombra di se stessa, non è che Britannia rules the waves, no? Il famoso proverbio Britannia rules the waves, la Britannia domina le onde. Britannia come il Panfilo che venne a trovarci con Draghi per saccheggiare l'Italia, no? Adesso non si sa chi domina le onde, chi rule the waves, perché adesso sta finendo, proprio mentre stiamo parlando, la più grande operazione, la più grande manovra, diciamo, militare nella storia, 2024. Esatto, di Oceano, Okean, dicono loro, 2024, e che è fatto insieme ai cinesi,
cioè sono manovre navali e aeree fatte insieme ai cinesi su due oceani e tre mari del mondo. Quindi, e come diceva prima il generale, la porta aerei Theodore Roosevelt è stata richiamata in fretta e furia, dovrebbe essere quella che garantiva a Netanyahu la presenza, per cui loro potevano attaccare, ammazzare, fare atti di terrorismo paurosi come questo che hanno fatto come si chiamano i pager, cerca persone, sì. Queste cose che richiamano quello che succedeva durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui venivano buttati dagli aerei giocattoli per bambini, che poi erano bombe, quando il bambino lo toccava esplodeva. Questi sono per terrorizzare la popolazione, come stanno facendo poi non ti fidi più di nulla. Quello che è rimasto in Ucraina, gli ucraini che sono entrati a Kursk, stanno uccidendo ragazzini di fronte ai propri genitori, stanno facendo un'operazione di terrorismo. Però tutto questo non indica una grossa potenza, indica sì. Questi sono disposti a tutto, e la cosa che bisogna temere è quello che ha indicato di nuovo Maria Zakharova proprio un paio di giorni fa. Stanno, secondo i nostri servizi, loro stanno preparando una manovra, un'operazione disumana, una grande provocazione, con uccisione forse di bambini o qualcosa di tremendo, su cui verrà accusata la Russia. Quindi dobbiamo stare attenti, proprio come diceva il generale adesso, a questo tipo di colpi di coda sanguinari che loro certo. Sì, come diceva appunto il generale Bertolini, bisogna stare attenti quando comincia a farsi strada un realismo, diciamo, bisogna stare attenti proprio quella, come diceva giustamente, la fase più pericolosa. Generale, una analisi, diciamo, una considerazione conclusiva sull'ultimo tema qui che abbiamo trattato, questo attacco direi frontale dei media russi nei riguardi dei Rothschild, una cosa direi sorprendente. Credo che questo si inquadri in un confronto che appunto non è mai stato, anche se fosse, potevamo pensare, soltanto un confronto fra due paesi che rivendicano lo stesso territorio. Un po' per volta si va forse ad arrivare a motivazioni molto più profonde. Sono motivazioni che credo ci dovrebbero preoccupare, nel senso che ci mettono di fronte alla certezza che, a prescindere da come finirà la guerra in Ucraina, questo confronto andrà avanti ancora a lungo. Ci saranno tensioni, ci saranno frizioni, ci saranno guerre anche dopo questa in Ucraina, a prescindere da chi vinca e chi perda. È un confronto, direi, di carattere esistenziale per entrambe le parti, è di carattere esistenziale per la Russia, perché sta in un certo senso cercando di preservare il suo territorio, che in fin dei conti è il suo capitale più grande, a parte gli aspetti di carattere tradizionale, spirituale, però anche da un punto di vista materiale, per le risorse che ha, per l'estensione che ha. Avere una grande estensione territoriale è già una risorsa importante nel ruolo internazionale, ma anche per la controparte, in particolare per gli Stati Uniti, che si sono trovati la possibilità di murare la Russia fuori dall'Europa. Ci sono riusciti, perché la Russia adesso è esclusa dall'Europa, deve cercare altri alleati. Putin è andato in Mongolia, qualcuno ha detto che è andato per cercare la benedizione di qualche sciamano. In realtà è andato perché chiaramente la Mongolia, la Cina, l'India sono quel retroterra al quale deve fare riferimento, visto che è stato escluso dall'Europa. Ecco, questa è la sostanza, una situazione molto difficile che
attualmente viene affrontata soprattutto con le armi, ma che proseguirà anche dopo. Sì, proseguirà anche dopo, quando questo conflitto e magari anche quello di Medio Oriente, auspichiamo ovviamente, troveranno una conclusione, ma ovviamente è una situazione di estrema precarietà che si protrarrà, questo irrealismo, nell'intervento conclusivo del generale Marco Bertolini. Ci sarebbe, possiamo dire, ci sarebbe stata un'altra notizia che avevo annunciato all'inizio, avevo riepilogato all'inizio, sulle criptovalute. Sia Putin che Trump sono diventati grandi sostenitori di criptovalute, ma mi ero ripromesso di fare un'intervista che stesse attorno all'ora, l'abbiamo già un po' superata, e giustamente questo tema richiede del tempo, e quindi direi, Umberto, se sei d'accordo, lo trattiamo magari nel nostro, perché di sicuro non è una breaking news, quindi è sicuramente un tema che sarà di assoluta attualità anche magari la prossima settimana. Quindi direi che chiudiamo, visto l'ampiezza dei temi e la profondità con cui sono stati trattati oggi. Avevi un'ultima cosa, sì, volevo... ti conosco dalla fisionomica, hai un qualcosa da dire? Anche... No, prego. Questa questione della cryptocurrency, che Trump ha creato una sua ditta che si chiama World Liberty Finance, questo è proprio, sta succedendo, l'ha fatto un'intervista ieri, e nello stesso tempo la Russia adesso sta utilizzando criptovalute nel commercio estero sempre più velocemente, ne potremo parlare un'altra volta. Io vedo un tentativo, un modo per arrivare a un cambio di sistema finanziario sia da parte dell'America di Trump sia da parte della Russia, per arrivare a questo nuovo sistema. E io sarei, non dico speranzoso, ma non completamente pessimista, perché quello che sta succedendo adesso con tutte le discussioni sul BRICS, sul meeting, sull'incontro che ci sarà a Kazan il 2 ottobre, no? Qui già si sta ricombattendo un grosso fronte che sta attirando anche parti della NATO, come la Turchia. La Turchia vuole entrare a far parte di questo sistema economico. E ti dico, per esempio, Trump ha fatto un comizio ieri in cui si è lasciato sfuggire, per sbaglio, tra virgolette, che adesso Modi sta venendo, Modi, il presidente della India. Dell'India, sta venendo negli Stati Uniti per incontrare anche Trump. Io amo quest'uomo, noi siamo d'accordo su tutto, eccetera. Quindi c'è, mentre l'India veniva corteggiata per essere staccata dal BRICS, sta facendo tutto il contrario. Tra l'altro si sta integrando militarmente, a livello militare sempre di più con la Russia. Quindi questo scontro, sì, è uno scontro tra Occidente e Oriente, ma in realtà è uno scontro dentro l'Occidente, in cui negli Stati Uniti siamo arrivati al punto che i figli di Trump e di Kennedy dicono: noi vogliamo adesso avere un accordo con Putin, con il mostro, lo dicono apertamente, e quindi significa che lo stanno seguendo. Non sono riusciti a dire niente contro di questo, non ci sono state reazioni da parte degli avversari, e quindi adesso questo scontro si intensificherà, ma anche uno scontro interno. E quindi l'Italia ha un ruolo molto importante. Mi diceva il generale, voglio citare questa sua frase perché è importante: l'Italia non capisce che è più importante di quello che pensa di essere. Questo è il problema, perché per esempio se l'Italia prendesse una posizione decisa adesso, potrebbe cambiare gli equilibri completamente in Europa e quindi nel mondo. Questa, ecco, guarda, allora, visto che hai introdotto questo tema, e ti ringrazio, e allora facciamo un piccolo strappo, andiamo magari oltre, però le chiedo, generale Bertolini, ecco, un'estrema sintesi in questo caso, anche se il tema sarebbe importante. L'Italia ha un ruolo, in realtà potrebbe avere un ruolo molto più importante di quello che invece si è ha deciso, diciamo, in qualche modo di tenere, invece di un ruolo minoritario. Ma lo dicono i fatti, lo dice la sua posizione geografica, è la cerniera fra l'Europa e l'Africa, che è il continente emergente col quale dovremo fare i conti
in futuro. È un continente che sta cambiando. E poi lo dice anche la storia. L'Italia, si parla spesso delle basi americane che sono da noi. Perché sono da noi? Proprio perché è al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo non è un dettaglio. Sì, è vero, c'è l'interesse degli Stati Uniti che si sta spostando verso il Pacifico, però sono tutti quanti qua. Sono tutti quanti qua. Perché il Mediterraneo, bene o male, è quello che con Suez e Gibilterra mette in comunicazione l'Oceano Indiano con l'Oceano Atlantico. Il Mediterraneo è quello che appunto separa, ma unisce anche questi due continenti, l'Africa con l'Europa, e l'Europa è un capitale di tecnologia, di cultura, che è veramente importantissimo. L'Italia è centrale a questa. Senta, generale, cosa deve avvenire in Italia, ma io direi nel popolo italiano, direi così, insomma, per rendersi finalmente conto della propria importanza e quindi non fare il subalterno, il vassallo di altri? Ce la fa in 30 secondi a dire una cosa sulla quale si potrebbe costruire un'intervista intera? Ah beh, sì, appunto, è una cosa molto complessa. Io credo che noi siamo stati educati siamo stati condizionati a reprimere le nostre ambizioni, e se le avevamo a far finta di non averle. Sono gli altri che ci devono indicare quali sono i nostri interessi. Non siamo capaci neanche di elaborare i nostri interessi, per i quali vale la pena anche di combattere, anche di darsi da fare. Questo perché? Non so se è scritto nella Costituzione, non credo, però evidentemente qualcuno tra le righe della Costituzione trova questo dovere, che è un dovere di subordinazione che è assolutamente fuori del mondo. Noi siamo un grande paese, però per esserlo dobbiamo anche volerlo. Ecco, è una questione, direi, di psicologia di popolo, che dobbiamo probabilmente riacquisire. Lo spirito di subordinazione l'abbiamo proprio introiettato, e probabilmente fa parte ormai del nostro inconscio. Ma poi l'Italia è il paese della Chiesa Cattolica, è il paese dal quale si è irradiato in tutto il mondo una cultura che ha creato l'Occidente. Esatto. E che ha permeato anche l'Oriente, perché insomma è questo. Se andiamo all'estero, non sanno che il Presidente della Repubblica si chiama Sergio Mattarella. Se andiamo in Afghanistan, però, che c'è un Papa che si chiama Francesco, lo sanno tutti, sanno che c'è il Papa. Perché? Perché fa parte della nostra, questa è la nostra cultura, questo è il nostro. Certo. E potremmo averne uno anche meglio. Questo è un altro discorso. E però questo è un altro discorso. Che in Italia c'è qualcosa di particolare, di unico, che altri non hanno, e fa sì anche che noi abbiamo una fascinazione nei confronti degli altri, della quale non ci rendiamo conto. Potremmo andare avanti ancora molto a lungo, ma ne abbiamo fatto, sono state dette, analizzate tantissime cose, per le quali io ringrazio Umberto Pascali, ricordo in collegamento da Washington. Grazie Umberto. Grazie. Grazie a voi. E ringrazio ovviamente molto il generale Marco Bertolini. Grazie. Grazie a lei, grazie veramente. Grazie, grazie. A presto, grazie a tutti voi amici ascoltatori. Grazie.